Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video in poche parole e oggi parliamo di Dark Windblast, il nuovo set in uscita il 20 ottobre. Il set si incentra principalmente sui Blackwing, che ricevono una wave di supporto molto consistente, concentrata principalmente su drago aliene. Parte del mazzo un po' dimenticata nei secoli dei secoli, non credo sia stata una buona idea sinceramente, però potrei anche sbagliarmi. Bestial, archetipo drago che darà del filo da torcere a Tier Laments, archetipo Chaos che banna luce o dark per evocarsi dal grave di qualsiasi giocatore. Rapido. Praticamente dei piccoli di Crow, splashabili in Dragon Link e affini, ma soprattutto ottima opzione di side contro tier, ad esempio. Kash Tira, nuovo archetype della Lore di Visas, mostri livello 7 che hanno tutti un compito ben preciso: bannare carte coperte del vostro avversario. Archetipo abbastanza discutibile, ma ne sentiremo parlare soprattutto per Fenrir, il nuovo Pancratops che troveremo in qualsiasi side da ora in avanti. Ninja, l'archetipo ormai dimenticato, riceve degli ottimi supporti per velocizzarlo, però per svecchiarlo ci vuole un bel po' di lavoro. Non credo che lo vedremo in competitivo, ma se siete interessati sono ottime carte da tirar su per il mazzo. Draco Slayer, nuovi supporti pendolo che potranno far tornare i pendoli in meta. In Giappone ha riscosso un buon successo, ma in TCG manca una carta chiave, Electromate. Questa mancanza darà dei problemi all'archetype? Staremo a vedere. GOTY, arriva la seconda wave di supporto per i pesci spaziali esclusiva TCG, con nuovi mostri e sincro, molto carini per l'archetype. Staremo a vedere se con questi nuovi supporti l'archetype finalmente prenderà parte a questo meta oppure resterà nel dimenticatoio come è stato fino adesso. Infine parliamo delle singole importanti del set. Naturia, nuovi supporti tra cui il grillo che permette di evocare Flog in Naturia dal deck. Nuovo supporto Labirinto, Signor Labirinto del Castello Argento, un dragoon, quando avete carte coperte, che setta trappole direttamente dal deck ed è un ottimo supporto per il mazzo stesso. Tierracrima Lamenti, Rule Kalos, fusione mancante all'archetype, praticamente un gigantesco pulsante anti-Nibiru per il mazzo, un aiuto in più all'ormai leader indiscusso del meta. Insieme escono anche le nuove magie tier, tra cui Urlo, che permette di aggiungere trappole Tier Laments dal deck e soprattutto ha un ottimo effetto sul terreno quando viene evocato Normal o Special un mostro, 1003 dal deck, perché gli mancava. Esce anche il nuovo Link 2 Sprite, ovvero Sprint, opposto ad Elfa perché manda al cimitero mostri livello 2 invece di evocarli, pezzo mancante a Sprite per sostituire la Ronin ormai bannata. Ma soprattutto un ottimo mostro Link da splashare in vari mazzi perché ovviamente li fanno generici i Link Sprite. Nuovo Link 2 generico, scandalista del mondo sotterraneo, protezione per i mostri sul terreno e un reborn per i mazzi demone. Se siete interessati al futuro Structure Deck Dark World, consiglio assolutamente l'acquisto perché è un'ottimissima carta da giocare all'interno ed è un Link 2 generico, quindi è molto facile. Cannone Daruma Karma Distruttivo, carta trappola esclusiva TCG dall'effetto molto interessante. Non so se troverà mai gioco, sicuramente una carta da tenere in mente per strategie contro. Ultima carta, ma non per importanza, Affascinato. Carta magia rapida che blocca i materiali a qualsiasi evocazione. Carta molto discussa negli ultimi annunci e secondo noi un po' sopravvalutata. Il futuro ci illuminerà riguardo questa carta, ma per il momento possiamo solo aspettare e vedere cosa succede al meta dopo l'uscita di Dark Windblast. E speriamo che possa scuotere un attimino questo meta poco apprezzato dai giocatori. Comunque, per questo video è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e come al solito, ciao Vets!